finalmente. Ce l'ho fatta. Sono arrivato. Nuova città. Nuova vita. Addio monotonia. Addio vecchia vita. Chissà che accadrà. Non lo so. Ma sono certo che sono pronto. Sono pronto al cambiamento. Sono pronto a diventare un uomo. E lo farò con orgoglio e umiltà. Benvenuti. Chi sono? Beh, il mio nome è Anthony De Vito. Vengo dall'Italia. Vengo da un piccolo paese in provincia di... Ah, non ve lo dico. Sono qui per riscattare la mia vita. E penso che Los Santos possa darmi quello che voglio. E io voglio tutto. Sono qui già da un po' di tempo e ho conosciuto un bel po' di gente, devo dire. Ma alcuni, però, sono diventati anche cari amici. Tra questi c'è Rino, Samuel, Francis e poi c'è il pazzo K. No, non è pazzo, è un po' burlone, ma crescerà. E poi ce ne sono tanti altri, forse ne dimentico qualcuno, ma tanto fra poco scoprirete di chi parlo. Ciao a tutti e buon divertimento. Qualcuno ha avuto un problema? Ah, vuoi sciuta a me, eh? Vabbè, ma a me capita ogni mattina, papà. Che tu stai? Dove sei? Sto in macchina, sto in giro, tu? Sto al luxury. Sta arrivando? Vabbè, in giro. Ok. No. Venga a prendere. Thank you.
che è una caffettiera. Ecco il caffè. Va bello. Come lo fanno il giro di... Sto venendo, eh. E come l'incontro con la macchina, vedo che si vede. Come esplode sta macchina. Dimmi che. Un po'. Allora, Samuel ha uno della mafia. Non c'è un tuo amico. E io conosco anche un amico della mafia. Ma che ne sai che è della mafia questo? Che ne sai tu che è della mafia? L'ho incontrato e ho detto, no, come va? Eccetera, eccetera. Poi ho detto, ma che c'è a fare? Sono molta gente, 15 persone. Dopo dei miei amici, io dico, ma sei una mafia? L'ho detto, sì. Ah, così te l'ha detto. Madonna mia! Così te l'ha detto. Vabbè, non proprio così, è riassuntivo. Stati più in profondo, aveva guardato tutte le nostre cose. Ok. Capito. Parli di me, hai preso un palo, hai preso un muro in piedi. Oh, sta a posto. Qui la metti di me, hai preso un palo, un muro in piedi. Ma chi? Ma che t'ha spassato? Vabbè, vogliamo andare a fare un po' di miniera. Normale, qua andiamo soldi, cioè io non tengo soldi. Accide Pippo. Ma cacchio guidano da sta città, e non lo so, ma come guidano? Come? Con le mani. Bravo. Con i piedi. Andare nel garage, dobbiamo il mio room. Allora, mettiamo il GPS del garage, va. Quindi stasera andiamo a conoscere questo fantomatico mafioso, diciamo così. Sì, una cosa impressionante. Hai messo il GPS? Andiamo al centro di impieghi, che devo andare un attimo a parlare con quello della... Che... destra. I pali, birra? Okay. L'hai messo o no il GPS? Me ne sono accorto. Ma diritto, ma dove vai? Dove vai? Sto andando. Devi andare ma dritto, al centro impieghi, stava dritto a te. No, ma quello non è il centro impieghi, quello è immobiliare, scemo. Centro impieghi sta a sinistra. Muori, gira a sinistra. Mi ascolti o no? È immobiliare. È vicino, stavo ignorando, ma che sta sai? Ma guarda, se non è qua ti do un pugno, ok? Sì? Vabbè, vai, anzi, se non è qua ti sparo in capo. Vai più avanti, cretino, non qua, vai più avanti. Ok. No, vai giù, mamma mia. Il barzelletto. Sì. Non ha gagno. Viene da piangere, vai io. Questo è immobiliare, scemo. Ah, Gesù. Allora trovami la, per favore la cosa. Come fai immobiliare? La trovami tu il centro impieghi direttamente. Che c'ha fa voglia? Trovami il centro impieghi tu, dai, direttamente. Dai, lo troverai prima o poi. Intanto che tu giri io. Fai. Già la faccio chi vuoi. Sta scemo. Sono? Stava a nulca. Dice che. Ma no, cazzo. Dove ci sei? Dove ci sei? Qua dici che c'è tre impieghi, che vuoi? Ma che cosa dici? Poi guarda. Ma fa una cosa, fa guida a me, a scimmia. Fa guida a me che è meglio. Casino incompetence. Ho capito tu. Ah, lascia fa di. Giusto. Vai piano! Sì, siamo arrivati, vieni un po'. Vai, sì. Fermo qua. Mamma mia benedetta, io non so come devo fare con te, guarda. Viva! Stattati. Come sei rimasto vivo, quindi è successo qualcosa? No, quindi vaffanculo. Che vuoi dire, bimbia? Gesù. Signore Edal. Ah, vuoi sapere una bella cosa? Sono già minatore. Cazzo video. Dai, andiamo a cambiarci al... Ma io non mi cambio. Allo spogliatore. Andiamo a cambiarci allo spogliatore. Che
cambio. Andiamo a cambiarci lo spogliatoio. Vado a cambiarmi. Vai, ti ho messo il GPS. So io. Mi devo andare a cambiare, dai. E tu ti pigli pure quella zendana, non ti pigli. Ah, appunto, ma comunque là. Beh, che ore sono? Sono qua, non facciamo in tempo. Ma sono 7:20. Anche alle 8 ore backup. Facciamo in 3:40 minuti a fare riempire tutto questo furgone che c'ho io. E vabbè, riempire tu ci vuole un cazzo. Sì, ci vuole un cazzo. C'è una cosa. Secondo me è meglio che andiamo con un furgone sto giro, va. Okay, perché vabbè, se non ce la facciamo a riempire tutte e due. Tante ci vanno 100 kg là dentro, cioè, niente di che. Ci vanno. Vabbè sì, ci vanno 100. Però questo è l'ora ne andiamo. Vabbè no, andiamo a cambiarci. Ah, che ci rapinano. Tu hai la pistola, quindi a posto. Un'altra cosa, ti voglio chiedere una domanda. Quanto lo compri un rumpo? Perché dovrei comprare un rumpo quando ce l'avete voi? Ma poi fra poco un rumpo, sai che ti serve? A te lo può venire fra poco un rumpo, eh? No, perché? Sì, no. Ci metteremo dentro la droga. Ma quale droga? Se non esce una droga, forse ancora non hai capito. No, no, tu hai capito, io la mafia la useremo. A me non interessa, se tu ti metti insieme a chi là, fa che per me stai bene con loro. Cioè, perché vuoi fare le droghe? Non mi interessa la droga a me, fanno tutto che la stessa cosa. Sono tutto in collancoppa, i cambi, a pigliare, a fare. E come fa? Ma va, che poi già sta sotto a 10 persone, già sta sotto, ma come sa com'è? Però di cosa vuoi fare? Che ma fa? Il problema di chi? Che poi allora quando mette a noi a fare la cosa, a fare la droga, poi noi ci acchiappano e loro fanno i bella vita, certamente. Ma fammi sa quello, non ci penso nemmeno. Come fai i soldi? Rapina. È solo rapina. Mica, fa una rapina alla banca, vedi quando piglio. 500? 100? Basta, solo qui, è pochissimo. Cioè con 500 manca una casa ci compriamo. 500 che dollari? Eh sì, 500.000 ah, sì. Dollari. 500.000 dollari andiamo a cattare a casa. No, vabbè sì, ma no. Dico quello che dobbiamo comprare noi costa di più. Sì, comunque magari all'inizio era meglio una più piccolina. No, quanto costa totale sa mai sa cosa? Cioè, ma che cosa? La casa. 600. Ma così è perché? Così abbiamo un quartiere nostro, così possiamo mettere la roba nostra là, mezzo fuori, capito? Va bene, va bene. Perché se c'è una piccola casa dobbiamo cambiarla, credo. Io mi fido di voi. Di tempo di meno, però di... Vai. Scendi. Ah, ma scusa, vabbè. Scendi. Un attimo. E dopo una bella giornata di lavoro, sì, per adesso faccio un po' di tutto, anche il minatore. Ma questo non importa. Abbiamo deciso di andare a trovare i ragazzi, al Bennis. Lì ci lavora Francis. E poi con lui siamo andati a Luxury, un locale sulla spiaggia fantastico, con uno yacht da miliardari. Sarebbe bello averlo. Chissà un giorno. Piano piano. Dove dobbiamo andare? C'è una nebbia stasera incredibile, cosa? Non ho capito. Dove dobbiamo andare? E dove dobbiamo andare? Che cosa dobbiamo fare? Tu che devi fare? No. Io giri di miniera, vuoi pure tu? A minare? Io sì, devo minare, non tengo più soldi. Ma chi ci sta in giro? Non ci sta pure. Guarda che ci dovrebbe stare pure Ciro, Ciro di cazzo, Aspetta, come chiamiamo? Aspetta, va. Che Ciro? Andiamo poi da Francis a sfotterlo un po', eh. Ah, voi, ma Francis, ma chi è questo Ciro? No? E chi è? Veramente, chi è questo Ciro? È Ciro. Chi Ciro? Ah, quel Ciro là! E quale Ciro? Ma quale Ciro immobiliare? Cazzo è? Prima si ci sta fa. Boh,
Ma Samuele, ma cosa ci sta? Come si chiama? Samuele entra alle 8:05. Samuele ci sta stasera. Stefano? Stefano sta già in servizio, vedi, anche là. Ma sta qua Stefano. Stefano è la tua. Salve, salve. Salve. Senta, salve. Se è possibile vorremmo per questo catorcio di macchina una lucidata, grazie. No, assolutamente no. Insomma, avete trovato lavoro, eh? Bravi, bravi, continuate così. Grazie a Rino. A Stefano da solo, l'altro è grazie a Rino. Ah, vabbè. Fermo, Stefano. Ma che l'altro? Si chiama Francis, l'altro. Francis, sì. Ma fermo, non mi muovete. Fermo. Sto fermo come... Ah, minchia, che auto, valio. Dai, fai la fattura a coso. A chi? Ah, no, è gratis il pan, che figura. Non sto scherzando, la fattura. Ma ne pulito manco pesce. Ah, no, vedi che l'ho pulito. Non c'è niente, okay. È pulita, salirci, è pulita. Sali. Salici, salici, salici. Salici, salici. Salici, salici. Salici piangenti ci vanno qua. Ah, cazzo, lo devo di nuovo riutilizzare. Ma. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Io sto qua comodo, eh. Sto sul sediolino, sì, sì. No. Lei come sta? Tutto bene? Ciao. Sì, sì. vabbè, tanto. Ma che stai facendo? Bravo, il suo collo è eccezionale, eh. Certo. Mamma mia, guarda qua. Ok, la vedete ora? Ma una domanda, la eh? Sì, è bellissima. Ok. Penso di sì, si è pulita? Oh. Non è che vedo all'esterno io, se sto in macchina non è che posso vedere all'esterno. Io se giusto. Scusi, eh. Io che ne so se è pulita, guarda un po' te, va. Si vede, eh? Crocchio, guarda un po', pulita. Oh, meno male. Oh, se io fare un regalino, a voi, Ma regalina? Che regalino? Entri, attenti, aspetta. A me mi devo fare un regalino? Sì, sì, aspetta. Fammi un regalino. Un banano. Speriamo di no. Ma che macchina è quella lì, quella che sta là? Dominator. Sarà, sì, sì, un Dominator, forse GTR. Piaciuto il regalino. E che mi hai fatto? Un euro, un dollaro? Wow, un dollaro mi ha dato va giù. Poi dici che io non lo. Non lo devo. Atterrà. Ragazzi, comunque non state tutti qui. Stiamo andando via, stiamo andando via. Arrivederci, grazie mille, siete veramente eccezionali. Potrò fare una recensione, la farò sicuramente positiva. Arrivederci. Mamma mia, sto in mani, attenti dietro, che questo è pericoloso. Sei proprio guidato. Proprio zero. Ma piano quando esci da una traversa! Ma sta traversa, vai piano! Vai piano! Che c'è sta la polizia! Vai piano! Dove stiamo andando precisamente? Hai la pistola. Ai. Che devi fare la pistola? Te la sparà? No. Se te la sparà, te la do subito. Dimmi che fa. No, andiamo in macchina. Che ma fa? A rapinare. A dove? Ma dove vuoi rapinare? Vuoi una rapina? Una persona. Non si può fare! Allora siete fissati ancora, sto fa. Non si può fare! Punto. Non avete capito. Stasera dico pure a Samuel, no? De per sempre. Non si può fare quella cosa lì. Non è possibile. Troppo rischioso. Non mi interessa che te la rapinano a te. Tu ne fai che te la fanno l'altro. Vabbè, non c'è voi. Ma fidati. Fidati. Mi dissocio. Grazie Samuele per il follow. Tutto bene, Trasso, tutto benissimo. Scusate, non vedo la chat perché devo attaccare l'altro schermo. Ma devo prendere il cavo per attaccare l'altro schermo e poi dopo potrò vedere tutte e due le cose. Adesso faccio un po' e un po', cerco di guardarvi il più spesso possibile, però. Grazie intanto per il follow a Samuele. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare a fare miniera, tu che vuoi fare? Dobbiamo andare a fare miniera. Andare? Ci sei il rumpo, beh? Sì, ci sono rumpo. Posa questo, andiamo a prendere il rumpo. No, no, ma la cosa è fatta, andiamo a posare questa. Sì. Qua c'è il garage. No, mica la possiamo posare, no, ma poi non è mia. No, la posso posare, di Francis. E che la dobbiamo posarlo? Andiamo a posare il garage centrale, oh, come sparo.
Andiamo a posare a garage entra. Garage entra, io la macchina, dopo dobbiamo andare a boh. Lascio dove. Dobbiamo andare a centro impieghi, dai. Perché tu cosa sei? Sei ancora sasso, dimmi. Te ci c'è la verità, ancora non ho capito cosa c'è scritto qua, però t'ha posto. Beh, ma che hanno fatto cambiato? Lo so. Ci capisci niente. Insomma, quanti soldi c'ho? Boh. Di inventare, capito? Ah, ho capito, mo. E là sono i soldi. Bene, 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 bene. Chi ti chiama? Bene. Veniamo a Luxury. Oh, vedi? Altro che. Vai a Luxury, ma. Mi raccomando, una voce sussurrante sempre, eh? Non ti dimenticare sta cosa. Io sussurro sempre. Ma piano. Hai visto che ci sta là? Sì, te ne sei accorto? La stazione polizia, hai visto? Sì. Ehi, Francis. Ma dove sta andando? Sto andando a fuori. Non prima proprio con la cosa. Lo sta venendo con noi? Sì, lo andiamo un attimo al lucido. Ma chi ci sta? Nessuno, ho attaccato il filo. Obal, vai piano! Ma come te lo devo spiegare che devi andare piano? In arabo, come te lo devo spiegare? Devi andare piano. Ho preso qualche palo? No. Non mi sembra. Allora. Google si fa i complimenti a chi ha fatto la salita per venire al parcheggio qua, eh? Veramente eccezionale. Ma avrei. Chiudiamo, chiudi qua. Allora. Che di? Di. Per la casa gli hai detto, Kev? Sì. Ma che ne pensi del quartiere? Il quartiere mica ho capito che ha detto. Quartiere 444. 444. Attenzione ragazzi, arriva esatto. Gente, perciò. Attenzione, arriva gente. Aspetta. Sulla passerella andiamo. Capito? Salve. Buonasera. Buonasera. Chiuso l'auto. Chiuso l'auto. Dagli un cazzotto in testa, vediamo come. Ma che io ho capito che c'è sta foschia oggi. L'umidità è l'umidità. L'umidità che ci fanno i cugini. Che se fanno? Parla normalmente però adesso, che non sento bene. Le vedi le zanzare? Le zanzare? No, si è tolto. Ma quale zanzara? Su uccelli in lontananza, la zanzara. Che uccelli in lontananza? Li vedi? Stanno qua in faccia, oh. Per po'. Sì, via. Donna mia, mi fai la casa al 444. Non è male, che facciamo? E da qui in poi, la storia continua. Ah. Ma scopriremo nel prossimo episodio cosa succede. Va bene. No, adesso dico non va bene. Grazie a tutti. Ma mi sento meglio. Ma che senti meglio? 196.000 proprio.